Pochi giorni e prenderà il via un nuovo anno scolastico. Al centro del dibattito, con un botta e risposta tra Movimento 5 Stelle ed in particolare il consigliere regionale Grazia Di Bari ed il presidente della provincia BAT Nicola Giorgino. La situazione denunciata dai pentastellati è quella dello stallo totale dei lavori inerenti alle diverse scuole andriesi secondarie di secondo grado di proprietà della provincia BAT. Noi ci siamo già occupati, nel senso che siamo andati a giugno di quest'anno al Nuzzi, al liceo scientifico, proprio perché il dirigente scolastico lamentava il fatto che i lavori fossero fermi, cioè nel senso che dovevano essere ultimati e non erano stati ultimati per le nuove aule. Tant'è vero che era stata appunto indetta una manifestazione da parte del dirigente, manifestazione che non si è più fatta perché c'è stato l'intervento da parte del presidente della provincia BAT che aveva assicurato a parole che sarebbero iniziati nuovamente i lavori. Siamo a settembre, procinto dell'apertura del nuovo anno scolastico e non è stato fatto nulla, è ancora tutto fermo, tant'è vero che ieri sono andata proprio per incontrare il dirigente e mi ha detto che è tutto fermo e non si sa se e quando riprenderanno i lavori. La replica del presidente Giorgino non si è fatta attendere. No, non è in una situazione di stallo, ci sono una serie di attività che partono da lontano e che hanno visto la realizzazione di progettualità, di poi di appalto e poi di contrattualizzazione e inizio lavori, sia per quanto riguarda il liceo classico, sia per quanto riguarda il liceo scientifico, sia per quanto riguarda anche l'Istituto Tecnico Commerciale Carafa, anche l'industriale, l'Istituto Tecnico Industriale, per cui anche il Colasanto, per il quale sono state anche completate le ultime attività che erano state richieste all'ente provincia, tant'è vero che c'è stata l'interlocuzione del dirigente con l'ingegner Maggio, dirigente a sua volta dell'ente provincia del settore edilizia scolastica. Per quanto riguarda le altre scuole, il liceo classico sono iniziati i lavori, c'è stata una leggera interruzione, ma non sospensione da un punto di vista amministrativo, interruzione dei lavori durante il mese di agosto legato anche al periodo, ma una parte importante dei lavori dell'area esterna sono stati realizzati. Poi ci sono state anche delle modifiche rispetto a quelli che erano alcuni interventi programmati in relazione alla funzionalità richiesta dalla scuola. È chiaro che ci sono delle esigenze legate anche alle attività didattiche in relazione al numero delle iscrizioni e alle nuove sopraggiunte esigenze, ma non riguardano solo le scuole di Andria, posso garantire come Presidente della provincia che riguardano le scuole di tutte le città della nostra provincia, così come penso delle altre città della regione Puglia. Comunque i lavori sono seguiti attentamente. Per quanto riguarda il liceo scientifico, c'è una situazione che è esclusivamente di carattere amministrativo giuridico che si sta definendo in merito al percorso che era stato intrapreso e delineato, che aveva consentito anche la consegna anticipata delle aule per consentire di andare incontro alle esigenze didattiche. Al più presto si cercherà di individuare la soluzione definitiva in modo che si possa completare il tutto e dare alle scuole e chiaramente agli alunni la piena fruibilità di tutto ciò che è stato programmato.